Salve ragazzi, eccoci qua dopo aver visto una buona partita della Juventus, che ha fatto una buona partita. Abbiamo assistito a uno schifo, soprattutto da parte dei milanisti del Milan, uno schifo in mano, una squadra di merda proprio, veramente, quantomeno, ma qual è? C'è una squadra sconclusionata, senza capo né coda, cioè veramente è una cosa, cioè da mettersi le mani nei capelli, raga. Cioè ha fatto quel go e poi il Milan è sparito, ha fatto subito quel go, basta, fino al Milan. Cioè questi al primo tempo si sono magnati, l'impossibile si sono magnati, e anche nel secondo tempo potevano fare di più. Cioè veramente è una cosa vergognosa sto Milan. Ma questa è colpa dell'allenatore. Cioè questo non ci capisce un cazzo questo allenatore. Una squadra senza schemi, senza niente. Così, buttata al caso, sembra una squadra d'oratorio come gioca. Cioè vanno su, se va, se non va non va. Beh, vediamo se ci dice bene, tiriamo la palla così, famo così, se va bene bene. Cioè veramente una cosa vergognosa, proprio tocca dirlo, sto Milan veramente fa schifo. È inutile che guardi per aria, che non vedi l'ora che finisce la partita, caro Ibra, perché veramente questa non c'è. E poi loro provano, ecco, stanno a provare un po' la fine a fare qualcosa, a buttargli la cagara, come si dice, ma veramente non... Cioè questi, allora il Milan, cioè se perdeva 5-6-1, il Liverpool non aveva rubato un cazzo, e il Milan domenica contro l'Inter, se gioca così, capirai, pure con l'Inter va a finire così, la stessa fine fa, fa la stessa fine. Se gioca così contro l'Inter, contro i pagliacci, scusate, ogni tanto mi confondo, contro i pagliacci, fa sta fine. Dove cazzo vanno? Cioè, veramente, guarda. Mamma mia, che vergogna. Cioè, io mi aspettavo molto di più da loro, però... Cioè, è vero che il Liverpool è una squadra forte, Questo da Carina è una buona squadra, però adesso domenica il Liverpool ha pure perso, mi pare domenica questa, mi pare, se non mi sbaglio, in campionato, però non è, cioè veramente pallone alle spalle, intervento di Calabria, non hanno ma comunque questo brutto Milan, brutto veramente, un brutto Milan che non c'ha, non so cosa diranno i tifosi, perché qui sono curioso di sentire i tifosi del Milan cosa diranno su questa partita, ma soprattutto non, vedendo sta squadra giocare così non promette un futuro, un ottimo futuro non lo può promettere sto Milan. Cioè io penso che i tifosi sono molto molto preoccupati. Molto preoccupati sti tifosi del Milan. Capito? Mamma mia. Oh mamma mia che gli ha fatto, che tunnel. A calla, mo so pure in tre. Dai. Ah, no. Shalashapata! La volta chiamiamo Shalashapata. Certo, però con questi capelli Shala veramente ha perso i punti. Invece più quando ero tutto col cespuglio. Mamma mia. Madre mia, madre mia, madre mia. Certo, questo biondino del 21 che ha tirato prima, cioè secondo me si è mangiato due cose incredibili. C'ha due piedi fucilati, questo che non si sa. Eccolo qua, sto 21. Prima stava davanti alla porta, proprio due cose magnato sto scemo. E nel primo tempo il Liverpool pure due pali, gol, parata incredibile del portiere. Cioè stiamo a parlare veramente di cosa stiamo parlando, che il Milan fa cagare. Comunque ragazzi, io che vedevo, non so più nulla da dire perché gli ha dato 6 minuti di recupero, ma comunque è un'agonia, brutto Milan veramente. Cioè, secondo me se avevo cacciato subito sto cazzo allenatore, fate il sordo di danno. Vedendo questo Milan era meglio Pioli, datemi retta. Ciao ragazzi.